Poi c'è un'ultima battuta con lei, poi salutiamo il dottor Ingroia che gentilmente è intervenuto ma deve andare. Premio alla carriera, sarà insignito di questo premio nel corso di questa 16ª edizione. Un commento da parte sua. Intanto sono molto... un po' di luoghi comuni, sono molto felice, sono molto contento, ma sono veramente contento perché vedo qui certi colleghi che non ho visto da 20-30 anni. Io sono uscito dalla RAI nel 94, quando è cambiato il sistema del governo, poi non ho visto parecchio tempo, ho vissuto anche e vivo all'estero principalmente, trovare dei colleghi che sono... io sono invecchiato insieme con loro, loro sono magari più giovanili, incontrarli e stare insieme preoccupati e interessati allo stesso problema mi fa un grande piacere. Cioè questa è quasi così un bagno nel passato che non era male e che poteva però finire meglio. Grazie. Al Premio delle Alpi ci sono anche le storie italiane, allora andiamo in Italia, si intitola La Spremuta, uno dei video finalisti della 16ª edizione del premio, sezione giovani, è di Luca Bertazzoni e Mario Vasta ed è andato in onda ad Anno Zero, la trasmissione di Rai 2, racconta i tre giorni che hanno sconvolto Rosarno, il paese delle arance, vediamone un estratto. Grazie. Li hanno presi a fucilate, li hanno feriti. E quando arriva la prima telecamera, la rabbia dei neri non è ancora esaurita. Dai campi, attraverso la statale 18, sono arrivati dentro Rosarno. Hanno colpito macchine, rovesciato cassonetti e piante. Il centro è spettrale, è la notte di un paese in guerra. Il mattino dopo sono sempre loro. Il cartello dice basta neri uccisi. Più di 700 sfilano nelle strade del paese. Tu l'hai italiano? Quattro persone morte ieri, hai visto? Come fai? Non è vero, ma questo aumenta ancora la tensione. Anche voi giornalisti siete bugiardi. Ho sentito la notizia di stamattina, avete detto che hanno arrestato 10 persone. Bravo. Nessuno arrestato. Bravo. Siete bugiardi. Dici la verità o andate via, uno di due. O avete il potere di difendere noi, allora fare quello che devi fare o andate via. Non vuole nessuno. Bravo. Non vogliamo i negri, punto. Perché? Perché io... perché ci allora, hanno distrutto dopo l'abbiamo trattato con i guanti bianchi, gli abbiamo dato da mangiare, li abbiamo sfamati di tutti i modi, va bene? Ok? Dopodiché ci hanno fatto tutto questo. Passano da casa mia, a mia moglie gli fanno così. Vaffanculo, vaffanculo. Ah, no. Sono qui per lavorare, dico, no. Chi lavora? No, non lavora. Ma dove lavora? Vanno in bagno in mezzo alla strada! Vanno in bagno come gli animali! Come gli animali! Voi non li volete? No! Allora, loro qui a Rosarno non possono più stare. Scusate. Tra noi, e loro non possiamo... Le persone in civile noi non le vogliamo. Allora, oggi pomeriggio al Palazzo del Turismo il dibattito Rosarno arance insanguinate, c'è stata la presentazione del dossier di Stop Andrangheta e Da Sud sui fatti di Rosarno e la rivolta dei migranti dello scorso gennaio che ricostruisce la storia della presenza dei lavoratori migranti a Rosarno da 20 anni. Noi qui abbiamo Danilo Chirico dell'associazione Da Sud. Ciao Danilo.
E la Rosarno che avete sentito e visto raccontare in televisione dal gennaio scorso è quella che conoscete anche voi o c'è di più, c'è dell'altro? Antichissima in realtà, è una storia che va avanti da almeno 20 anni. Da almeno 20 anni i migranti abitano quelle campagne, lavorano in quei territori, stanno in quelle case o in quelle capanne e da almeno 20 anni tutti fanno finta di non vedere, compresi i giornalisti. Non era per nulla inaspettato quello che è successo lo scorso... Da almeno 5 anni ci occupiamo di quella vicenda, ne abbiamo scritto sui giornali, su riviste, l'abbiamo raccontato con delle immagini. E lì c'è la sublimazione di un sistema al collasso, un sistema economico, politico, sociale, giudiziario e dell'informazione. Ci sono persone che hanno lavorato in condizioni di schiavitù, ci sono persone che sono state intimidite, che hanno subito violenza, ci sono stati dei morti a Rosarno 18 anni fa, due ragazzi algerini che lavoravano nelle campagne, un altro c'è stato nel 1997. Sono storie che tutti hanno dimenticato o che tutti hanno fatto finta di non vedere. Il nostro dossier prova a restituire giustizia e verità a quella storia, a quelle persone, a quei territori, farci carico di quello che è successo. Hai detto, Danilo, il fallimento Rosarno, il fallimento di un sistema, quindi la necessità di ripartire, in che modo? Beh, innanzitutto prendendo atto che ci sono delle persone che fanno funzionare un sistema come quello dell'agricoltura e che vivono in questo paese, contribuiscono all'economia di questo paese, il loro ruolo va riconosciuto. Grazie a Demetrio Volcic e a Danilo Chirico. Grazie. In chiusura vi ricordo anche gli appuntamenti del premio con le mostre. Ci sono due mostre dedicate all'Africa e ce n'è una in particolare dedicata proprio ai reporter tra le macerie e raccontare la tragedia, e sto parlando della mostra Mondi al limite, la mostra di Francesco Zizzola, che resterà a Villa Mussolini, qui da dove stiamo trasmettendo, fino al 28 di giugno. Zizzola è l'unico italiano più volte vincitore del premio World Press Photo Award, e se non sbaglio dovremmo avere anche delle immagini della mostra fotografica, e racconta quasi 20 anni di viaggi in 35 paesi. Le immagini raccolte in questo percorso vogliono essere un omaggio all'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere, insignita del premio Nobel per la pace e che ogni anno apporta al premio il suo prezioso contributo. Ecco, stiamo vedendo in questo momento le immagini della mostra, quindi aperta fino al 28 di giugno. E davvero in chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 al Pala Congressi con il dibattito organizzato in collaborazione con Libera Informazione dal titolo Informazione e Giustizia. Da Tangentopoli ai giorni nostri parteciperanno alcuni dei protagonisti di quella vicenda. Veramente chiudiamo, grazie dell'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.